schema quadrielettrico, uno degli errori più comuni. Ciao, sono Alessio Piemonti e da oltre 20 anni mi occupo di progettazione di impianti elettrici. Sono anche il fondatore del brand Il Professionista Elettrico, che è il primo portale di formazione specifico dedicato agli elettricisti, in cui divulgo le norme in modo piacevole e senza tutti quei tecnicismi incomprensibili. Vediamo un po' la risposta al quesito di oggi. Immagine puoi vedere un classico centralino d'appartamento, un classico quadretto d'appartamento in cui c'è un generale da 25 A e due interruttori sotto. Ma attenzione, perché l'interruttore generale è un differenziale puro, ok? Non è un differenziale magnetotermico, è un puro. Abbiamo poi due interruttori a valle che sono invece due magnetotermici. Guarda un po' la caratteristica di questo interruttore differenziale puro. È un 25 A. Cosa vuol dire? Vuol dire che quell'interruttore non può essere attraversato da una corrente maggiore di 25 A, perché altrimenti si surriscalda e se ne passano molti di più rischia anche di incendiarsi. A valle, come puoi vedere, abbiamo un interruttore da 16 e uno da 20, la cui somma 16 più 20 fa 36. 36 A sono più di 25 A. Quindi, se a monte di quel differenziale puro non c'è un altro interruttore magnetotermico, o tutt'al più un fusibile da 25 A, chi è che fa la protezione contro il sovraccarico di questo interruttore? Non c'è nessuno. E ricordati che non possiamo affidarci al contatore del gruppo di misura, perché quello non è idoneo a svolgere la protezione contro il sovraccarico. Questa cosa la trovi scritta nella norma CEI 021. Non pensare che il limitatore del gruppo di misura limiti la corrente a 16 A, anche se hai un 3 kW, perché il contatore potrebbe erogare fino a 14 kW, fino a 3 minuti di tempo, quindi può dare fino a 63 A. E quindi il 25 A nicca un pochino. Male, perché una roba del genere fa veramente cagare. E non è l'unica, visto che per la luce è stato usato un interruttore da 16 e per le prese uno da 20, ma di questo avremo modo di parlarne in un altro video. Se anche tu ci tieni a saperne di più e a rimanere aggiornato su tutti questi argomenti, visita subito, immediatamente, il nostro sito www.ilprofessionistaelettrico.it, in cui troverai tanti articoli, tanti argomenti che sono trattati sia nella sezione dell'esperto risponde che nelle risorse gratuite, eccetera. Quindi vai subito sul nostro sito. Ciao, professionista!